Queste qui sono le figurine d'argento? Non capisco. Cosa dobbiamo fare? Perché, scusate, non ci fanno aprire le figurine d'argento? Cioè, cosa... Forse è tipo una sfida che dobbiamo fare, vediamo un attimo. Voglio capire. Oh, cazzo! Ok. Una è là. Guardibot. Guardibot. Là ci deve, non c'era niente, siamo sicuri? Secondo me c'era anche qualcosa di là. Aspettate, ragazzi. Ah no, di qua è dove siamo eravamo prima. Ok, scusate, vaffanculo. Maledette. Merda. Non ci sono faccio. Ok, devo. C'ho il tempo, tra l'altro, ragazzi. Aiuto, aiuto, c'ho il tempo, aiuto. Ok. Cosa devo fare adesso? Ok. Di là sotto niente. Ok. Qua niente, vai. Quindi questo è a tempo, perfetto. E la seconda ce l'abbiamo. Vediamo qual è la seconda. Allora, inventore della gelatina di tutti i gusti più uno. Barley Bot, 1935 ancora in vita. Silente, preside di Hogwarts. Due. Ragazzi, dai, dai, dai. Spero che non ci mettano degli enigmi, ragazzi. Lo spero tanto. Ok, no, ho capito. Dobbiamo per forza passare di qua. Ok. Presa anche questa, vai. Godric Gryffindor, medievale d'arte sconosciuta, cofondatore di Hogwarts, diede il suo nome a una delle quattro case. Perfetto, vai, 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 vai. Anche questa è a posto. Vai. No, Farmo, non ci sono riuscito a prenderlo. Torna giù, grazie. Haha. Avete capito, ragazzi? E vai, senza dover far tutto di corsa. Erpel Folle, antica Grecia, primo creatore conosciuto del basilisco. Speriamo che là sotto non ci fosse niente, lo spero tanto. No, ragazzi, io vado, vado, ho troppo poco tempo. Salazar Sempreverde, medievale d'arte sconosciuta, cofondatore di Hogwarts, diede il suo nome a una delle quattro case. Vai. Ok. Tosca Tassorosso, medievale d'arte sconosciuta, cofondatore di Hogwarts, diede il suo nome a una delle quattro case. Ok, vai. Sta parte qua non mi è... non mi è... Cioè, c'è qualcosa che non quadra in questa stanza, non lo so. Vabbè, andiamo. Vai. Dovremmo vederla qua. Ok, perfetto. Vista, vista, vista. Oh, cavolo. Va bene. Altra figurina. Montague Knightley, 1506-1588, campione di scacchi magici.
Quindi ok, qua possiamo andare tranquilli giù. Ok. Sì, praticamente qua molte cose sono tipo da far veloci, ragazzi, ecco perché ci mettono queste cose che possiamo fare così oppure farle in maniera diversa, naturalmente. Ok, vai. Va bene. Non ci arriviamo, perché non ci arriviamo? No, non ci arriviamo, perché sta cosa, cazzo? Ah, ok, ma guarda te che caspita di cosa che hanno fatto. Ho visto che c'era praticamente l'affare lì sotto che sembrava dovesse scorrere, quindi per quello ho fatto così, ragazze. Ok, una figurina l'abbiamo trovata anche qua. Forse dobbiamo fare anche l'altra strada. Eh già, forse sarebbe stato meglio. Aspettate. Ok, si è aperto anche di qua, perfetto. Voglio vedere un secondo, scusate ragazzi. Qua non c'è niente, non mi sembra di vedere niente. No, infatti non c'è niente, ragazzi. Era giusto così per fare se sbagliavamo la strada. Ok, veloci, 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 ragazzi. Veloci. Ci mancano ancora delle figurine. Ah, aspettate che non ho visto la figurina. Paracelso 1493-1541, contemporaneo di Copernico, Leonardo da Vinci, fu genio nel campo della medicina e le sue teorie rivoluzionarie di pensiero medievale si narra che abbia scoperto il serpentese. Via, via, ragazzi, via, via. Ci manca pochissimo. Ok. Presa anche questa, vai. Carlotta Pinkston, 1922, ancora in vita. Si batta a lungo per abolire lo statuto di segretezza e svelare alla gente comune l'esistenza dei maghi. Fu imprigionata diverse volte per aver utilizzato la magia in luoghi pubblici in modo ostentato e intenzionale. Però mi sorge il dubbio che forse non abbiamo preso l'ultima. No, invece dobbiamo. La prendiamo invece l'ultima, dai, dai, cazzo. Dai ragazzi, dai ragazzi, sì, l'ultima, sì. E l'abbiamo presa tutte. No, ce ne manca una ancora. Priscilla Corvonero, medievale, date sconosciute, confondatrice di Hogwarts, diede il suo nome a una delle quattro case. Azzo, e quindi adesso dobbiamo per forza. Ho visto, ho visto, ho visto. Ok, ragazzi, l'ultima figurina. La più importante, vai, vai. Ok. Ti prego, ti prego, ti prego. Ok. 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 L'ultima, ragazzi, l'ultima. Sì. Sì, ragazzi, le abbiamo prese tutte. Le abbiamo prese tutte, ragazzi, tutte. Sì, ragazzi. E l'ultima, naturalmente, chi poteva essere se non Harry Potter, il bambino sopravvissuto, ragazzi, l'undicesima. Ecco qua. Bertie Bott. Albus Silente. Oh, guardate, cioè, sono anche tipo in 3D, per intenderci. Godric Grifondoro. Harpo the Fowl. Salazar Serpeverde, naturalmente. Questa qua non mi ricordo come cazzo si chiama. Tosca Tasso Rosso. Ok, Hermitage Kingly. Paracelsus. Carlotta Pinkston. Corvo Nero, naturalmente. E Harry Potter, ragazzi. Ce l'abbiamo strafatta, ragazzi. Sono troppo contento. Ce l'abbiamo strafatta, ragazzi. Grandissimi.
Tutte, ragazzi, tutte. 11, 40, 40, 50 e 50, ragazzi. Naturalmente l'ultima era questa qua, non è che tipo, perché non me la vede, ma è l'ultima, non ce ne sono altre. Ragazzi, troppo, troppo contento. Finalmente abbiamo concluso e vi dico con difficoltà, tanta difficoltà, perché comunque pensavo di avere tanti, cioè ho avuto tanti problemi e in più alcuni enigmi, non so perché, o comunque stanze segrete non le abbiamo trovate e non so se sono veramente veritiere quel numero che c'era o meno, visto che comunque tecnicamente non abbiamo trovato altre figurine o altro, quindi non dovrebbero forse essere veritieri. O se sono veritieri, ragazzi, ditemelo. Io comunque segnerò 100% completato perché comunque la cosa importante è stata questa. Poi le altre cose, sinceramente, non abbiamo proprio trovate. Cioè, io, come avete visto, ho cercato ovunque, ma non le abbiamo trovate. Ragazzi, te che dire? Che dire, che dire, che dire? Allora, completo al 100%, ragazzi, il gioco, finalmente. Andiamo alla chiusura delle case. Vai. Finalmente abbiamo finito il gioco. Questa è la sala della cerimonia dei punti delle case. Ma scusa, non aveva detto Hermione che quando finivamo dovevamo venire qua? A quanto pare no. E dove caspita dobbiamo andare? Ah, dobbiamo fare l'ultima. Come si chiama, ragazzi? Dobbiamo fare l'ultima partita con a 15, ragazzi. L'ultimissima partita a 15 che non abbiamo ancora fatto, è vero, non ci pensavo. Anche perché, vi ricordo, siamo campioni, duelli tra maghi. Ma ci manca appunto l'ultima partita, che è quella proprio l'incontro sesto con Serpeverde, l'ultimissimo. Quindi, ragazzi, andiamo a fare l'ultimo incontro, andiamo a fare il culo, ma il culo a Draco Malfoy, ragazzi, e concludiamo questo bellissimo gioco. Via. Ultimo incontro, ragazzi. È una giornata fantastica per un incontro. Vabbè, qua lo skippiamo, ragazzi, tanto lo sapete com'è. Ecco il boccino! Ok, via. Guardate come vola Potter! Sta inseguendo il boccino! Drachino? Dove sei che ti do qualche Credo che non colpetto? sia Eccolo qua, utile eccolo spiegare qua. l'andamento del boccino! Tuo padre è forte, sai. I battitori stanno Draco. salvando i compagni di squadra dal rischio di colpi pericolosissimi! Ah, vattene a fanculo, Draco, che ti facciamo le chiappe, cazzo. Il boccino riesce a evitare Malfoy. Potter lo si dà per vinto. E l'azione si è spostata nella trincea intorno al campo. Cazzo. Cazzo, ragazze. E dai. Ah, qua devo per forza. Aspettate, muoverlo così. Avevo dimenticato, ragazzi, che bisognava muoverlo così. Il denaro non conta, Malfoy. Che è che ciocche che ci sta tirando? Sì! L'abbiamo preso, ragazzi! Abbiamo preso e abbiamo vinto contro Serpeverde. Sì, ragazzi! Top! Top, ragazzi! Top! Top! Abbiamo vinto tutto. Case. Questo è tutto, cari Tutto, maghi e care tuttissimo, ragazzi. streghe. La stagione è finita e Grifondoro ha conquistato la Coppa del Quidditch. Abbiamo vinto la coppa, abbiamo vinto tutto, abbiamo vinto, ragazzi, tutto. Attenzione, è tornato anche Hagrid, grandissimo Hagrid. Che dire, ragazzi? Concluderemo con questa immagine di Harry. Ma probabilmente ci sarà un extra che vi vorrò far vedere, ragazzi. Quindi tenetevi pronti perché sicuramente vi farò vedere l'ultimo extra. Che è la chiusura completa del gioco, diciamo. Quindi, ragazzi, vinto i duelli tra maghi. Primi, anche qua ragazzi, che dire? Abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto. E la chiusura totale del gioco, però non so dove caspita si faccia. Penso nella sala grande, perché ci deve dare la coppa, immagino. Vediamo. Adesso sicuramente la coppa ci vuole, cioè non possono non darci adesso. Ok ragazzi, dobbiamo andare nella sala grande, così chiudiamo tutto, tuttissimo il gioco. Vediamo un po' cosa succede. Adesso vi faccio vedere l'ultimo video rimasto. E chiudiamo. Attenzione, per favore! Studenti, attenzione! Il preside sta per rivolgersi a voi. Silenzio. Non è mai troppo tardi per far perdere punti alla tua casa, sai? Piton Con sempre questa stronzo. cerimonia della Coppa delle Case si conclude un altro anno.
Un anno ricco di avvenimenti. Eh già. Senza ulteriori indugi, adesso consegnerò la coppa alla casa di Hogwarts, che ha conquistato più punti. E vai. Credete che vinceremo noi anche quest'anno? Dopo che tu e Harry avete salvato Hogwarts, non ho dubbi che vinceremo. Guardate Draco lì a fianco. Al quarto posto, Corvo Nero. Poveri Corvo Grazie Nero. Per non aver detto ultimo posto. Al terzo posto, Tasso Rosso. Grazie. Una posizione di metà classifica per noi è più che soddisfacente. Sì, avete il podio, avete comunque. La casa che si è classificata al secondo posto. Attenzione, Piton si sta fumando. Sta fumando, Piton. Non riuscirete a rubare la coppa delle case a Serpeverde, come avete fatto l'anno scorso. Sei sicuro, Draco? Dopo aver evitato di un soffio la squalifica, Serpeverde. Questo significa... Sì, che abbiamo vinto! Primo posto, vincendo la Coppa delle Case, i Fondoro! Sì! Sì! Abbiamo vinto, ragazzi! Anche quest'anno abbiamo vinto! E vai! Abbiamo vinto, finalmente, ragazzi! Vi ringrazio, allora, ragazzi, per tutti quelli che hanno seguito questo bellissimo gioco, anche se difficile, ma bellissimo. Mi raccomando, ragazzi, mettete mi piace, iscrivetevi, e ci vediamo col prossimo gioco che sarà Il prigioniero di Azkaban. Alla prossima, ragazzi. Grazie di tutto, veramente di tutto. Penso non ci sia nient'altro nel gioco da vedere, ma vediamo giusto così riconoscimenti nel caso in cui ci fosse un altro pezzo finale, ma non penso, non penso che ci sia un altro pezzo, però intanto... Ragazzi, sicuramente vi porterò anche Il prigioniero di Azkaban, perché vi ho promesso comunque che se riesco ve li porterò tutti, gli Harry Potter. Adesso... tanto per un po', voi state ancora guardando il primo di Harry Potter, mentre sto facendo io, registrando il secondo, quindi per un po', nel senso di registrato, ce n'è, anche perché Harry Potter comunque è la Camera dei Segreti, come vedrete, sono tantissimi video, ma proprio tanti, ne sono venuti rispetto al primo, alla Pietra Filosofale. E quindi in automatico ci avrò tempo per registrare qualcos'altro nel frattempo, e poi tornare di nuovo con assolutamente Il prigioniero di Azkaban, che sarà penso fantastico, perché comunque rappresenterà tutti, ci saranno tutti i personaggi che amo di più, come Lupin, Sirius Black, eccetera, quindi sarà una figata comunque giocarlo, e giocarlo comunque, ragazzi, insieme a voi. Vi ringrazio veramente tanto che avete seguito questa serie esattamente come avete seguito, come state seguendo tuttora la prima. E che dire, ragazzi, Harry Potter è un magico mondo, veramente. Io sono contento di averlo fatto per voi e anche per me, perché comunque, in primis, naturalmente, cerco sempre di portarvi giochi che mi piacciono anche a me, perché se vi portassi giochi che non mi piacciono, lo vedreste subito e non piacerei come magari posso piacere adesso invece portando giochi che mi piacciono, diciamo. Sono stato veramente contento perché è stato duro come gioco, molto più del primo, è stato più complicato trovare le figurine. Sono sincero, ho dovuto guardare un pochettino anche qualche video per vedere se per caso mi ero dimenticato qualcosa indietro. Ho dovuto rifarlo due volte il gioco, naturalmente, di cui uno l'ho lasciato a metà e poi ho iniziato l'altro direttamente, l'altro salvataggio, perché... mi ero appunto dimenticato una figurina. E boh, che dire. Ringrazio ancora tutti voi che mi avete seguito. Ringrazio anche Shindo Lionheart Game, perché per alcune cose ho guardato anche i suoi video per capire un pochettino se c'era qualcosa che non riuscivo a trovare o altro. E soprattutto nella parte di Piton, sperando di riuscire a trovare l'ultimo enigma che mancava e i due enigmi che ci mancavano anche nella sfida del Mongosus, gli enigmi che abbiamo trovato nella foresta, che anche lì ce ne mancavano, mi sembra, uno, e gli enigmi che ci mancavano naturalmente, diciamo, lì dalla parte della Camera dei Segreti. Quegli enigmi lì non so, ragazzi, se esistono veramente. Se esistono, vi chiedo il piacere di farmi sapere se dov'è che non li ho fatti, magari, così da eventualmente farvi un ulteriore video, magari più avanti, con quegli enigmi che mancano. Ma penso che, secondo me, visto che questo gioco purtroppo è... cioè, questo gioco qua è molto bello, però è anche molto buggato. Non vorrei che magari quelli fossero bug, che magari, boh, erano spuntati così a puffo.
Perché comunque, come vedete, le figurine le abbiamo prese tutte, quindi più di così. Niente, ragazzi, vi ringrazio ancora. Ci vediamo alla prossima con Harry Potter. E ora vediamo solo se il video finisce o se c'è qualcosa ancora che ci attende. Riconoscimenti Team HPPC. Ok, no, c'è ancora una parte, pensavo fosse finito, invece no. Comunque, questa schermata così con, diciamo, tutta la parte del cielo, eccetera, è veramente molto molto bella. Con la macchina degli Weasley che in sottofondo, che ogni tanto la vediamo spuntare, che fa cose e via. Tra l'altro non posso neanche mandare avanti, ragazzi, quindi cioè, ecco, infatti vedete, non posso. Ah, così si riparte di nuovo. Ah, ok, niente, allora. Niente, ragazzi, dai. Ci vediamo alla prossima con il prossimo Harry Potter. Ciao!